Beati i poveri in spirito, il povero che continuamente disarma il suo cuore per poter essere come Gesù. E poi Matteo subito ci dice, meglio Gesù in Matteo, beati i miti. Chi sono i miti? Spesso mi è stato chiesto, mi è stata posta questa domanda. Perché in un mondo violento come quello in cui viviamo, in un mondo dell'intolleranza, nel mondo della inaccoglienza, nel mondo dell'arroganza, pensate che quando ci arrivano messaggi di violenza e di arroganza da luoghi da dove dovrebbero invece venirci messaggi diversi, bene, tutti, a partire da me, ci chiediamo, ma per esempio, la mitezza che posto ha nella politica, nell'essere governanti, la mitezza che posto ha nella Chiesa, la mitezza che posto ha nelle relazioni sociali? Chi sono i miti? Sono appunto quelle persone che alla arroganza preferiscono il dialogo, ai muri preferiscono i ponti, quelle persone che vogliono sempre avere una posizione di apertura, di ascolto, di incontro verso l'altro e soprattutto verso coloro che noi riteniamo lontani da noi o diversi da noi. Il mite è colui che sa ascoltare tutti. Il mite è colui che sa fare la sintesi, è colui che sa sempre trovare una soluzione ai problemi grandi o piccoli della vita, ma avendo dentro di sé una chiara idea, una chiara identità, nel nostro caso avendo dentro di noi una fede chiara. Questi sono i miti di cui questo mondo ha bisogno. Dopo la mitezza, il Vangelo di Matteo elogia gli afflitti. Beati gli afflitti. Chi sono gli afflitti? E qualcuno una volta mi ha detto, allora uno che sta triste è un beato? No, la tristezza non è una beatitudine, non la può essere, poi per noi cristiani ancora di più. Ci spiega cos'è bene questa beatitudine il nostro amico, il Cardinal Mendoza. Beati gli afflitti sono quelli che non hanno perduto la capacità di piangere. Sì. Oggi c'è un uomo, esiste una umanità e un mondo in cui le vere lacrime non sono più vere, perché molto spesso quelle lacrime nascondono un egoismo. Invece la capacità di piangere per le sofferenze degli altri, la capacità di piangere per la violenza che gli altri subiscono, per le guerre, per le vittime dell'ingiustizia, questa è la beatitudine degli afflitti, cioè coloro che soffrono con chi soffrono, coloro che sanno andare oltre la propria crosta di egoismo e la propria crosta di violenza. Piangere non solo per il mio dolore, ma piangere soprattutto per il dolore degli altri. E l'uomo beato, l'afflitto è beato quando sa mettersi nei panni degli altri. E non è un caso che Gesù ci dice, venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!